Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove l'intro non esisterà più perché l'intro è soggetta a copyright. Yeah. Quindi l'intro non esisterà più d'ora in poi, anche perché non ce l'ho di metterla. Quindi, no, cioè la metto grazie immensamente che me l'ha creata, ma è soggetta a copyright, quindi non la posso rimettere. Quindi se non vedete l'intro, perché non la posso rimettere. Allora, volevo parlarvi questo video, non mi pagano. Non è convenzionato, però The Fork, se mi vuoi pagare con belle cene o qualche punto, io sono concorde. La mia email è sotto, contattami pure, ci mettiamo d'accordo. Allora, volevo parlare di questa applicazione, questa app che si chiama appunto The Fork, che c'ha la forchetta, che per chi piace mangiare, penso un po' a tutti, anche se chi è a dieta ogni tanto mangiare fuori non vi ucciderà. Praticamente The Fork, se ve lo scaricate, vi lascio sotto qua il mio codice se volete scaricarvelo, perché vi dà l'opportunità di avere appunto uno sconto iniziale sulla prenotazione che fate, di 20 euro circa. Cioè voi andate lì, prenotate, effettuate il pasto e vi arriverà poi dei punti che sono chiamati UMS, che sono appunto 20 euro di sconto immediato sulla prossima successiva cena. Se ne accumulate altri, arrivate anche a 50 euro, come faccio io. The Fork, vi spiego brevemente, vi scaricate l'app dallo store del vostro telefonino. Non so se avete Android o iPhone, comunque ve lo scaricate, scrivete The Fork, comunque vi lascio sotto il link, schiacciatelo da lì che è più bello, perché tramite il mio codice appunto ci guadagno io, ma ci guadagnate anche voi. Cioè l'unica cosa che ci guadagno io è quella che anche a me arriva uno sconto di 5 euro se non sbaglio, niente di eclatante, però tutto fa brodo. Comunque scaricate quest'app dal mio codice, dal mio link che vi lascio sotto sempre, mi raccomando dal mio link, perché sennò vi picchio. Non scherzo, sto scherzando. Comunque scaricate quest'app dal codice, penso che il codice si metta automaticamente, se no lo copiatelo voi, vi prego. Scaricate l'app e cosa fate? Praticamente andate a cercare i ristoranti nei vostri dintorni. Quando c'è scritto UMS doppi, vuol dire che ne guadagnate il doppio. Ovvero, quando ci sono delle offerte, se in posto c'è un'offerta, che non so quando uscirà questo video purtroppo, quindi magari sarà già scaduto, perché scade il 21 di giù di luglio, però ne fanno comunque sempre rotazione. C'è l'offerta dell'Italia, l'offerta adesso dell'estate, ci sono sempre delle offerte che se prenotate in quel lasso di tempo che vi danno, vi danno un tot di punti, ovviamente per alcuni tipi di ristoranti. Quindi voi cliccate tipo sulla proprio la casellina, prima accedetevi, ovviamente vi scrivete tutto e così siete diventati appunto partner di The Fork, non so. Io sono gastronomo ormai, gastronoma, non lo so. Comunque, voi scegliete il ristorante che volete. Se ci sono delle offerte, basta che mettete il codice che c'è lì. Ovviamente se mettete sul filtri, potete mettere cucina cinese, giapponese, quello che volete voi, mettete UMS doppi, mettete il doppio. Tipo io ho prenotato per sabato 24 luglio per un ristorante, mi daranno 2000 UMS. 2000 UMS equivalgono, se io onererò il pasto, a 50 euro di sconto, ovvero se vado in un ristorante dove già sono andata con Andrea 93, praticamente equivale a 50 euro di sconto, quindi praticamente non abbiamo pagato niente, perché lì abbiamo, nonostante abbiamo preso una marea di roba, raga, che ve lo consiglio se siete di Torino, andate a, si chiama praticamente ristorante Salumeria Falchero, sì, è in centro di Torino, abbiamo speso 49 euro, non siamo riusciti ad arrivare a 50 euro, alla fine non abbiamo pagato nulla, perché grazie a The Fork non abbiamo pagato nulla. Tra l'altro The Fork, sì, avete delle sovvenzioni, perché tipo se andiamo a mangiare fuori sabato sera c'è 20% di sconto, l'importante è che rispettate l'orario. Purtroppo adesso, per via del fatto che non c'è più la pandemia, grazie a Dio, non si possono più spostare le prenotazioni, quindi se prenotate con un codice non si può spostare, dovete cancellarla e rifarla e perdete i punti. Se prenotate normalmente, solito i punti standard sono 200. Se pagate con The Fork Pay, invece, che l'applicazione di The Fork, lo trasferite i soldi, è veramente una cazzata, la uso anche io, vi possono dare dei UMS in più. Gli UMS sono tutti punti, che poi verranno, non verranno trasferiti subito, ma a partire da 2 giorni dopo il pasto, 2 o 3 giorni di solito, poi alcuni sono un po' più veloci. E boh, basta che li accumulate, potete avere dai 20 euro fino ai 50 euro di sconto, che comunque su un pasto è buono, poi dipende cosa mangiate, e poi ci sono dei ristoranti che accettano gli UMS. Quando voi avete raggiunto 20 o 50 euro, andate in una data ipotetica, andate sul programma fedeltà, cliccate sul programma fedeltà, dove accettano gli UMS, dove li puoi rispendere, e vi appariranno tutti i ristoranti della vostra città.
Poi dipende anche molto dal giorno. Infatti, io ho aspettato il giorno che ci fosse Salumi Falchero, poi noi ne abbiamo parlato di vario tipo. E devo dire che è un ottimo programma, almeno per noi che abitiamo a Torino, è un ottimo programma. Io vi dico, provateci magari una volta ogni tanto, se vi trovate bene. Ovvio che non tutti i ristoranti sono fantasmagorici, però noi ci siamo trovati bene e molti li abbiamo scoperti grazie appunto a The Fork. E poi uno sconticino ogni tanto, una cena gratis, se male non fa. E devo dire che poi potete fare pure le recensioni, infatti io faccio tantissime recensioni sempre dove vado. Devo dire che la maggior parte dei ristoranti sono fantastici. Infatti dove andremo forse sabato, se tutto va bene, sarà Fujiyama, che Fujiyama Nizza, che a Torino si trova nella fermata di Marconi, per chi dovesse saperlo, e praticamente c'è il 20% di sconto, ovviamente rispettando l'orario. E l'unico ristorante di Torino che ha il robottino, che vi porta la roba a tavola, è un ristorante giapponese. È veramente buono. Abbiamo appunto poi 20% di sconto sull'ammontare di tutto il menù. Come funzionano gli hummus? Gli hummus, quando li accumulate, li potete spendere. Non, solo in alcuni ristoranti hanno delle restrizioni, ma non, ultimamente non vedo restrizioni particolari. I 50 euro sono sull'ammontare di tutto quello che prendete. Alcuni si distinguono col bere, però noi non ci è più capitato. Quindi potete prendervi quello che volete e ovvio se volete calcolarvi 50 euro, se no comunque risparmiate sempre 50 euro o 20 euro se non riuscite ad arrivare a 2000 yums. Boh, l'importanza è che seguite sempre The Fork quando vi arrivano le offerte, tipo che ne so, con l'hashtag Italia c'era a tavola, il codice Comero, ci sono dei codici che arrivano ogni tanto. Se volete io ve li lascio anche su Instagram ogni tanto per chi ha The Fork. Dato che non lo sweep up, se no ve lo farei volentieri. Vi lascio ogni tanto quando so che ci sono degli sconti. Mando anche dei miei amici quando so che ci sono. Così se volete prenotare, ovviamente, ripeto, dipende sempre dalla vostra regione, da dove abitate. Però io mi trovo molto bene, ormai sono forse 2 anni che lo uso e mi trovo veramente benissimo. Soprattutto con le offerte che ci sono ogni tanto con appunto i codici. E niente, vi lascio sotto il link, se volete scaricarlo, provatelo, tentar non nuoce. Tanto comunque ci sono tantissimi ristoranti e tutto il resto. Se avete dubbi chiedete pure sotto nei commenti. Io vi saluto e grazie a The Fork per le cene che mi offre. E anche perché comunque vado a mangiare per averle, quindi è un diciamo un dare a avere. Stavo strozzando da sola. Comunque The Fork, se vuoi pagarmi o vuoi offrirmi delle cene oltre a quelle che già mi offri, io sono propensa sempre. Posso fare anche l'ambasciatrice di The Fork. Sono anche in carne, vuol dire che mangio. Boh, io vi saluto tutti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!